altre poche. Dicevo, fra le cose che si potrebbero dire come punto di partenza che io vi offro è questo, cioè le comunità europee cercarono di creare una unità dell'Europa occidentale, ricreare se vogliamo un'unità, o sicuramente un'unità economica, in un continente che era sì diviso, ma che era, diciamo, viveva in una condizione di divisione che era del tutto innaturale rispetto alle sue esperienze storiche del passato. Quindi parto, diciamo, da un po' prima del 1945, con una noterella, poi la lasciamo lì, la approfondirete magari con qualche professore di storia moderna, se vorrete, quello che vorrete. Il concetto d'Europa, per Europa si intende, come sapete, scusate, c'è un volatile che mi gira attorno, il concetto d'Europa, come sapete, si è venuto a formare nel tempo. Volete dei riferimenti? Vedetevi volentieri, apparirà tutto sullo schermo, sul video. Guardatevi, leggetevi Chabot, leggiamo Micheli pubblicato dal Mulino, Europa, per esempio. Ci sono tutta una serie di studi che su questo hanno approfondito. Il concetto d'Europa è concetto geografico, concetto culturale, l'Europa dall'Atlantico agli Urali, come diceva Charles de Gaulle, ma dicevano anche tanti altri, gli stessi, diciamo, russi si ponevano il problema di capire se effettivamente la Russia facesse parte in toto in parte, appunto, dell'Europa, del continente europeo. Però poi la Repubblica, no, la società europea intesa come Repubblica dei Lumi e così via, insomma, società dei Lumi, questo Voltaire, eccetera, sono tutte cose che immagino abbiate, concetti che abbiate avuto modo di studiare e approfondire nel passato. C'era una coscienza d'Europa, di un continente unito in qualche modo, tenuto unito se vogliamo da qualche soggetto, da qualche, marxianamente parlando, da qualche classe sociale, da qualche ceto sociale, da dei gruppi? Punto di domanda, sì, c'era un'unione, un'unità continentale, prima del 1945 sicuramente, ma anche direi soprattutto appunto in epoca moderna. Io trovo che lo studio della nobiltà europea da questo punto di vista molto offra, sia per evidenziando, enfatizzando differenze locali, ma anche elementi unificanti, cioè l'esistenza di soggetti che si riconoscevano in, come dire, forme culturali, esperienze, immagini, miti simili se non identici, che erano diffusi in tutto il continente europeo. Le differenze, secondo me, erano meno radicate delle similitudini. È un'opinione, io vi do delle informazioni e delle riflessioni, poi voi su questo approfondirete e mi smentirete, magari desidererei tanto che lo faceste, perché in questo modo magari ci può essere anche un dialogo immediato o nei mesi e negli anni a venire, chi lo sa. Quanto avvenne con il 1945, cioè la divisione del continente europeo tra est e ovest, tra blocco orientale e blocco occidentale, introdusse una frattura politica sicuramente molto marcata. E poi però, secondo il mio punto di vista, e queste sono alcune cose che spero vi potete riuscire a dirvi nei prossimi minuti, una differenza, una frattura, voglio dire, che se si guarda nelle esperienze comuni diffuse in tutti i paesi europei del tempo, post 45, dicevo, una frattura che non era poi così netta come si può pensare, cioè momenti unificanti a mio avviso ve ne sono stati, esperienze comuni ve ne sono state anche dopo il 1945, le vedremo. Comunque, dicevo, si parte proprio dal 45, dalle condizioni dell'Europa, quando si parla di unificazione europea, alle condizioni dell'Europa, le condizioni dell'Europa, di un'Europa distrutta. Non sto qui a approfondire granché sulla questione, insomma, credo che siate tutti quanti scienze storiche e storia, immagino, sì. Ben abbondantemente conoscete queste vicende. Eppure già qui direi che nella punto di partenza, la valutazione di questo aspetto, diciamo che si può già incominciare a sottolineare un punto. Cioè le condizioni la situazione dell'Europa del 1945 favorì molto la ripresa dell'Europa stessa, paradossalmente. Perché è vero che l'Europa era stata distrutta, ponti distrutti, strade distrutte, città
bombardate, distrutte, tessuto sociale messo duramente alla prova. Ma in realtà l'Europa disponeva nel 1945 di un sistema economico di fondo non così devastato come si potrebbe credere. Per esempio, l'industria tedesca non venne utilizzata, non poteva essere utilizzata come era stata in precedenza o durante il conflitto, era stata distrutta solo per una minima parte. Chi ha studiato, credo il professor Argallo in questo mi può, credo, sostenere, l'inserire, no, il costruire, infilare in grotte, in fabbriche sotterranee, le fabbriche stesse preservò le industrie tedesche. L'industria francese non venne distrutta e devastata, venne utilizzata dai tedeschi a vantaggio dello sforzo bellico. L'industria italiana, insomma, credo che abbiate avuto modo di affrontare in più casi, poi su questo io, come dire, mi trattengo ad andare troppo a fondo, però sapete che subì dei danni limitati o relativamente limitati, ci furono dei problemi, ma insomma le grandi industrie, Fiat, eccetera, eccetera, restarono in piedi. Esisteva un sistema economico che era rimasto tutto sommato intonso. Semmai chi aveva tratto maggiori malefici, tra virgolette, dal conflitto era la Gran Bretagna, perché andiamo a vedere la composizione e l'anzianità degli impianti industriali tedeschi, per esempio. Più o meno i macchinari dell'industria tedesca potevano avere un 5-6 anni di anzianità, perché erano stati molto rinnovati proprio per il conflitto. Il grande Albert Speer e tutta l'organizzazione che rilanciò, no, quel sistema, mise in piedi un sistema tale da sostenere il conflitto. Gli inglesi avevano delle strutture industriali che erano vecchie di 20 anni, 15 anni, non erano riusciti a seguire il passo. Inghilterra è un caso particolare, ma l'Europa aveva questa struttura industriale diffusa, non del tutto distrutta. Guardate, veramente è affascinante, fra virgolette, ci mancherebbe altro. Andare negli archivi britannici, ci sono proprio una sala predisposta, un ufficio preposto che vi dà le fotografie delle città bombardate, no, tedesche. È incredibile. Distrutte le città, era facile colpire le case, l'obiettivo era quello di affiaccare la gente, non di distruggere le industrie. C'era il problema, le industrie servivano per ricostruire. Infatti si vedono queste fotografie, città devastate, ma le zone, perfino in alcuni casi le stazioni ferroviarie rimasero intonse, o comunque con danni relativi. Quindi dicevo, queste condizioni, questa situazione, era proprio fatta apposta per favorire, almeno teoricamente, il rilancio dell'economia tedesca ed europea nel suo complesso. Stiamo parlando di interpretazioni, mie, Valent, qualcuno può essere non d'accordo, lo ripeto, fatevi sotto, se avete altre informazioni, combattete pugnacemente. C'era però un problema. L'unità culturale, per certi versi anche sociale, dell'Europa, del periodo soprattutto culturale, e tenuta assieme grazie all'esistenza di quelle classi, di quei ceti sociali, insomma, il periodo moderno, se vogliamo, aveva garantito all'Europa un certo tipo di sviluppo, una propria storia, diciamo così, grazie a un fatto che era stato, come posso dire, fondamentale e estremamente favorevole nella storia del continente europeo. L'esistenza di alcuni stati, Francia, Gran Bretagna, Regno Unito, che si sono formati nel tempo, forti, e però una Germania divisa. Voi volete parlare di un'Europa tranquilla, pacificata, o comunque non sotto guida tedesca, dovete pensare a una Germania divisa, a una Germania unita. La Germania unita sarà sempre tendenzialmente foriera di problemi per il continente, perché tendenzialmente, per la sua forza economica, sociale, tutto quello che volete, tende a dominare. Una volta lo faceva con i carri armati, oggi lo farà in altro modo, ma... Ok. L'Europa aveva vissuto quello che ha vissuto, visse, cioè, tra il 1870 e il 1945, determinate esperienze, perché l'unificazione tedesca aveva creato dei grossi problemi.
sto dando dei punti, poi li andiamo a recuperare. Bismarck lo sapeva, sapeva benissimo che la forza tedesca era la debolezza della Germania stessa, le cose andavano assieme. Altri l'avevano capito meno e nella frenesia di creare un sistema alla tedesca, dando alla Germania la possibilità di svolgere una funzione che si riteneva fosse sua propria, cioè quella di creare un continente unito ma attorno alla Germania, si era poi lanciata nelle guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale e quant'altro. Il post 45, con le industrie potenzialmente pronte, offriva un problema, ovvero anche delle soluzioni, quindi degli elementi positivi e degli elementi negativi. Uno di questi elementi positivi era proprio quello che vi sto per dire, che voi conoscete benissimo. La guerra aveva diviso la Germania, aveva divisa e risolveva una serie di problematiche. Se voi andate a vedere la storia, non capitasse di leggere un Mammarella o un storia dell'integrazione europea, lo stesso Minervino e quant'altro, vedrete che a un certo punto post 45, tra il 45 e il 47, le grandi potenze vincitrici del conflitto dialogano fra loro e dicono: bene, cosa facciamo? Riunifichiamo la Germania? Sì o no? Il millesimato delle vicende che io vi dico è questo. Tutti in teoria dicevano sì, riunifichiamo la Germania, vogliamo una Germania unita. Però e gli uni la volevano dalla loro parte, gli altri la volevano dalla loro. I sovietici, per esempio, offrivano come soluzione la neutralizzazione della Germania, dicevano riunifichiamo la Germania, ma teniamola neutrale. Vantaggioso, perché la loro speranza era che poi neutrale la portavano dalla loro. Poi dicendo riunifichiamo la Germania, speravano i comunisti di farsela comunista, in sostanza di passare alla loro parte. Cioè, i vincitori della guerra avevano perfettamente capito, voglio dire, che il problema che vi dicevo prima era il problema che loro stavano vivendo. La Germania unita era una cosa per l'Europa e per loro stessi vincitori, la Germania divisa era un'altra cosa. La soluzione fu quella di tenere divisa la Germania, non pianse nessuno. Per quanto, ripeto, nella storia, anche qui tagliando un po' con l'accetta, ma insomma questo è il concetto, non pianse nessuno. Meglio averla divisa che unita. Perché si presentavano tutti i problemi di cosa fare di quel colosso un po' ridotto, gli avevano tolto i pezzi e così via. Questa divisione risolse una serie di problemi, praticamente, a tutti coloro che volevano governare l'Europa, cioè la statunitense e i sovietici, liberi di potersi gestire i loro spazi. Gli uni l'Europa occidentale, gli altri l'Europa orientale. Tra l'altro, risolvendo comunque dei problemi pratici non da poco. La storia d'Europa del post 45 è la storia di profughi, no? Di displaced persons, di persone costrette a abbandonare le loro case e a trovare una nuova sistemazione. Noi, qualcuno, adesso è tornato di moda dopo un certo periodo, per molto tempo i profughi dell'Istria e della Dalmazia se li sono dimenticati per mille ragioni, soprattutto politiche, ma parliamo di 200-300 mila italiani, quanti sono? 250-300 mila, sono più o meno questa era la cifra. Per i tedeschi si trattava di 10 milioni di tedeschi che erano stati espulsi dai territori del Terzo Reich e addirittura che erano stati espulsi dai paesi europei, poteva essere Romania, Ungheria, che addirittura in certi casi se ne erano andati volontariamente dalla Polonia, se ne erano andati per esempio dalla stessa Russia in certi casi, trasferendosi in quei territori che erano stati conquistati dalla Germania nei primi anni di guerra, richiamati dall'idea della Gross Deutschland, della Grande Germania. Ok. Stiamo parlando quindi di milioni di persone che poi vennero rilocate, soprattutto nell'Europa occidentale, indubbiamente, problemi che poi riguardarono anche altre popolazioni, per carità di Dio. I primi due anni della ricostruzione europea con questo panorama furono molto complicati, ma furono anche paradossalmente molto formativi. Un po' perché ci si rese conto di quanto vi dicevo, cioè la centralità della Germania e il bisogno di far ripartire la Germania come soggetto, più che politico-economico. E poi perché l'esigenza di far ripartire il sistema economico tedesco
richiamò e costrinse, diciamo così, chiamò all'ordine, costrinse i politici europei, ma anche soprattutto gli alleati americani, a ripensare il proprio rapporto con il continente. L'Europa del 1957, Trattati di Roma, del marzo del 57, è figlia del 46-47, cioè degli accordi previsti per l'Organizzazione Europea della, diciamo, previsti per il piano Marshall, l'età del piano Marshall. Il piano Marshall, voi sapete, pensato a partire dal 46, a partire dal 47 da parte del segretario di Stato Marshall, appunto, nel 47 prevede l'arrivo di soldi, di denaro in Europa, eccetera, eccetera. Al di là della saga del piano Marshall in quanto tale, prevedeva proprio obbligatoriamente da parte degli statunitensi la richiesta agli europei di coordinare i loro sforzi. Gli statunitensi dissero: noi vi diamo soldi, però voi ci dovete dire dove dovete e volete impiegarli, dove volete, come volete gestire questo denaro. Lo fate, però ce lo dovete far sapere. Dovete dialogare fra di voi capendo quali sono i settori nei quali è opportuno, ci pare opportuno, rilanciare il sistema. Dobbiamo avere un feedback in qualche modo, non arrivano più soldi a pioggia. Dobbiamo capire come funzionano le cose, soprattutto dovete parlarvi fra di voi, dovete coordinarvi. E qui abbiamo già tutta l'Europa di oggi. Sono bastati questi 2 anni per chiarire tutto, nel bene e nel male. Interpretiamo, capito? Non è che allora sapevano che nel 2014 ci saremmo trovati in queste situazioni. Lo storico si prende la briga, e forse anche un po' l'abuso, di interpretare le cose in questo modo. Perché? L'Europa, quando si esce dagli europei, quando escono nel 45 dalla guerra, qualcuno fra i combattenti, fra gli europei, si pone il problema di dire: creiamo un'Europa federale. Guardate che il concetto di Europa federale è una cosa mostruosamente importante rispetto a quella che era l'abitudine, la situazione del momento, diciamo così, no? Federare tutti i popoli con un unico governo, certo che ne parlano, qualcuno, ma poi all'atto pratico, ai cittadini europei, nostri nonni o bisnonni, però forse non lo so, che cos'è che interessava in quel momento? Prendo, cos'è oggi, il 29 ottobre 1946, che cosa gli interessava? Quindi 46, 8 anni fa. Uscire di casa, andare a avere un lavoro, avere una casa, trovarla se possibile in una realtà come quella del tempo, città bombardate, sistemi viari andati a patrasso, distrutto e questo e quello, insomma, trovare il pane per mangiare la mattina o la sera, insomma, come dite Milano, insomma, queste cose così. Pane con panatico, riuscire a riscaldarsi se possibile la sera. La società civile che funziona, sistema civile che funziona. E questo già di per sé poneva fine a qualsiasi discorso sul federalismo, a meno che non fosse indotto. Perché quando tu chiedi questo, che cosa chiedi? A chi lo chiedi? Lo chiedi alla circoscrizione, se è una grande città, o al comune, e il comune fa riferimento, vabbè, parliamo dell'Italia, la provincia, in Germania c'era un Land, piuttosto che l'arrondissement in Francia, quello che è, e così via fino allo Stato, che era l'unica forma conosciuta di organizzazione reale, cioè che aveva avuto efficacia nell'Europa del periodo pre-1945-46. Cioè i nostri bisnonni chiedevano certe cose che poteva essere, quelle cose potevano essere loro garantite dallo Stato. Quindi il discorso federalista o veniva impiantato, sperando di riuscire a convincere i cittadini europei che questo funzionasse, o altrimenti non poteva essere nient'altro che una somma di stati che si mettevano a cooperare, che fossero disposti a cooperare fra di loro. Un coordinamento, un'attività europea. Capite? Quindi per quello che dico, il 47 ce l'ha già tutto. Quello che poi è venuto dopo, interpretando
a mio avviso, le cose. La Germania doveva essere fatta ripartire? Sì, perché c'era necessità della sua industria. L'industria tedesca era centrale nell'Europa. Bisognava ricostruire l'Europa e per farlo, appunto, c'era bisogno della Germania. Per ricostruire il sistema si riprendono i soldi dagli Stati Uniti, diciamo, da chi viene da fuori, chi ce li ha? Certamente, appunto, gli statunitensi. Ma gli statunitensi chiedono un coordinamento efficace degli sforzi e lo chiedono ai governi, agli stati. E gli stati si organizzano fra di loro, appunto, secondo il dettato della comunità, dell'organizzazione per la cooperazione economica in Europa, si organizzano in questi termini e danno il via al sistema appunto piano Marshall e al rilancio economico del continente. Non c'è un'unificazione sul modello federalista, è un rilancio a livello tipicamente nazionale. Quello che si verifica di fatto, quindi, è una ripresa di una parte del continente europeo che si innesta all'interno di una frattura politica abbastanza evidente tra est e ovest. Una frattura comunque palese, evidente, cioè voglio dire, concreta. Qui poi ci sarebbero tanti aspetti che andrebbero approfonditi e su cui faccio solo un breve cenno. È a partire dal 47-48 che una parte, di cui si vedono gli effetti nel post 89, nel momento in cui l'Europa si riunifica, diciamo, si unifica la Germania, si aprono, si fluidificano i rapporti continentali. Con il 47-48 i paesi dell'Europa orientale, gli intellettuali dei paesi dell'Europa orientale incominciano ad affermare sempre più costantemente che i loro paesi, quindi le culture che questi paesi rappresentavano, erano stati strappati a un sistema unitario. Sono proprio Alecki, Jabot, tanti studiosi polacchi, ungheresi soprattutto, insomma, che sono più solidi da questo punto di vista, che sottolineano costantemente come, sostanza, la frase, il concetto era: ma come, non vi rendete conto che con la divisione in due l'Europa è monca? È un uomo diviso a metà, non è il Visconte dimezzato, insomma, il calviniano a memoria, in sostanza. C'è un'Europa che, come fa a stare in piedi senza la parte orientale? E lì dentro incomincia a svilupparsi, no, quel tarlo, che io dico un tarlo, scusatemi se mi permetto di... con quella cosa lì che poi la terrà a memoria, ma insomma è un tarlo maledetto, proprio maledetto, che gli è stato in testa di dire che sono stati trascurati, che sono stati dimenticati, che sono stati abbandonati i popoli dell'Europa orientale e che quindi, secondo me, in queste vicende ci sta anche un po' l'intenzione, l'attenzione verso le comunità europee, l'Unione Europea successivamente, insomma, dopo l'89, di molti paesi dell'Europa dell'Est che vedono nell'organizzazione europea il bancomat è lo strumento per bancomat per le proprie economie, è lo strumento attraverso il quale poter fare una politica che alle volte può anche essere aggressiva verso per esempio la Russia, comunque con un'attenzione non così rispettosa, diciamo, di quello che era invece la riflessione e l'idea con cui era nata l'Unione Europea, la comunità economica, le comunità erano nate negli anni 50. Vabbè, comunque insomma, diciamo. Queste vicende, 47-48, avevo detto, già ci sono proprio tutti gli elementi sia dello sviluppo, secondo il mio punto di vista, dello sviluppo del post-45 in Europa occidentale, sia poi queste storture, secondo me, sono tali per quanto concerne l'Europa orientale. Però erano elementi che si sono messi a operare, che hanno portato delle determinati effetti e determinate conseguenze, ma non è che fosse necessariamente, cioè fosse inevitabile, non c'è una teleologia in questo, ho tutta una serie di fatti che poi si aggiungono. Però, se dobbiamo andare interpretando, a cercare le ragioni di certe cose, bisogna partire sicuramente dal 47-48. Da questo momento in avanti incomincia, 48-49, sulle questioni attorno alla questione di come rimettere in piedi la Germania, di come utilizzare la Germania a vantaggio dell'Europa occidentale, si sviluppa poi tutto un dialogo, un discorso fra gli stati europei, i rapporti fra gli stati europei,
dell'Europa occidentale stessa, che poi porta, questi rapporti portano alla invenzione, diciamo così, dell'Europa comunitaria. Non so se lo sapete, avete nozione varie su queste cose, non avete conoscenze, no scusate, mi posso chiedervi, conoscete quando a un certo punto nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? 1950, e sapete come si è arrivati a questo? Penso di sì, qualcuno mi dice di sì, sono probabilmente studiato. Per controllare che il carbone e l'acciaio è la base degli esercito, comunque dello sviluppo bellico, quindi per evitare che un solo paese controllasse. Esattamente, esattamente, esattamente. Però il tentativo, cioè l'interpretazione, che è abbastanza evidente, secondo me funziona. La questione era effettivamente fare in modo che evitare che un paese, in questo caso ovviamente era la Germania, potesse utilizzare il carbone e l'acciaio, si ritenevano gli elementi fondanti di qualsiasi tipo di politica imperialista, diciamo così, espansiva, ecco, evitare che questo avvenisse. Però di fatto, la riflessione, andando, diciamo, secondo me facendo un passo ulteriore, la CECA del 50, così per certi versi anche la CED, insomma, erano un modo e furono un tentativo di risolvere quei problemi che vi dicevo, che avevo fatto notare, cioè cosa fare della Germania, di se stessi, e come far evolvere il rapporto dei paesi europei con la Germania. Dare una risposta positiva non era solo un elemento negativo, una risposta negativa, io ho paura che la Germania faccia certe cose e allora mi comporto così. Era anche un'azione propositiva, reattiva, positivamente, cioè mettiamo in circolo le potenzialità di un paese, no? Disinnescandone gli elementi pericolosi. D'accordo? Quindi a livello nazionale, cioè singole nazioni mettevano, delegavano in certo qual modo un quid di un tanto di, diciamo di autonomia, perché determinati problemi, il problema della gestione, insomma, dell'economia continentale fosse superata, questi problemi fossero superati. In queste vicende, 47, 48, 52, diciamo in questi anni, si pongono gli elementi, si pone la base di un altro grave, forse ancora più grave, vullus nel sistema europeo. Perché a fronte di una unificazione, diciamo comunque di un avvicinamento fra gli stati europei continentali, uno Stato, la Gran Bretagna, che avrebbe avuto molto da dire nelle relazioni internazionali e nelle relazioni europee, si astrae dal sistema economico, fatto salvando poi la propria disponibilità a partecipare alle strutture difensive del continente, ma però con un pensiero, con un modo di pensare, di riflettere, diciamo, di porsi di fronte al problema e alla vicenda politico-militare che era del tutto particolare, che non aiutava rispetto alla questione di fondo di riuscire a creare nuove relazioni continentali. Il fatto che la Gran Bretagna non partecipasse alle attività confederali, economiche, insomma, del continente, secondo me ha creato un grosso danno. Queste cose nascono appunto con gli anni 40-50. Perché? Perché di fatto ha privato l'Europa della vitalità che a mio avviso è garantita dai soggetti che sono, come dire, periferici a un sistema geografico, politico-geografico. Forse è un concetto magari un po' troppo rozzamente geopolitico, se vogliamo, però tirando un po' le cose si può, secondo il mio punto di vista, sostenere questo. In fondo, centrale nell'indicazione, insomma, nelle determinazioni delle politiche di uno Stato, risulta essere alle volte più la periferia che è a contatto con gli altri che non il centro, che è preservato dai contatti esterni. La Gran Bretagna avrebbe potuto svolgere la funzione, se mi posso permettere una sorta di comparazione un po' ardita, ma insomma, avrebbe potuto svolgere il ruolo che, non so, possono aver avuto New York e San Francisco negli Stati Uniti. In fondo, negli Stati Uniti una politica estera è stata fatta sulla base delle necessità dei commerci, delle industrie,
di chi comunque era portato a guardare attraverso i mari i rapporti con gli altri, più che non una politica estera basata sulle necessità del contadino dell'Ohio o dell'Iowa, quale poteva avere interesse all'esportazione dei suoi cereali, ma che non aveva una visione, e non ha una visione globale, così come può averlo il commerciante. Azione propositiva nella politica estera statunitense, a mio avviso, questi territori l'hanno avuta all'inizio, quando gli Stati Uniti sono nati, nel momento in cui c'è stata un'espansione continentale. La Gran Bretagna avrebbe potuto e dovuto essere l'elemento, diciamo, quello attivo verso l'esterno, quello attento ai rapporti con i continenti, quello capace di una visione a 360 gradi del globo, anche perché tutto sommato disinteressata, poco preoccupata rispetto a certe dinamiche continentali che per esempio hanno frenato sempre la Francia, soprattutto dopo l'unificazione tedesca, dopo il 1870. La Gran Bretagna si astrae. E questi sono anni cruciali, gli anni 50, nel percorso formativo del sistema continentale e delle comunità europee. È lì che nascono delle strutture che poi si portano avanti fino ad oggi. La tendenza della Gran Bretagna a allontanarsi dal continente, la paghiamo, cosa che è avvenuta nel tempo, la stiamo pagando anche adesso, per esempio in una fase di profondo euroscetticismo europeo da parte degli inglesi, imperversano posizioni altre, di altri paesi, cioè di grandi potenze continentali come appunto la Germania. E allora accade la stessa cosa. Scusate, dopo fate una pausa tra una cosa, oppure arrivo alla fine, sì. Poi dopodiché ci sono. Sì, c'è il, facciamo tutto. Sì. Benissimo. A partire dagli anni 50, in sostanza, inizia un percorso di trasformazione del sistema continentale che in realtà lì per lì non venne nemmeno granché percepito dagli europei stessi. Da un punto di vista politico io forse in questo potrei essere magari deludente nella lezione che faccio. Non intendo tanto discutere sulle posizioni di Adenauer, Schumann, De Gasperi sulla necessità, sono cose fondamentalmente note, insomma queste avete comunque avuto modo di verificare, di affrontare, in qualche modo si trovano una certa facilità. Preferisco toccare alcuni aspetti che secondo me sono molto interessanti, più interessanti, cioè le trasformazioni che con gli anni 50, tra gli anni 40 e i primi anni 50, le basi per la trasformazione dell'Europa degli anni successivi si pongono in quel momento. Se noi andiamo a vedere, e si pongono in quel momento, nel momento in cui, cioè, i dirigenti europei cercano di creare un sistema economico, creando di fatto un sistema, riescono a creare un sistema economico che privilegia delle relazioni continentali, abbastanza strette, indubbiamente, che portano a federare, diciamo così, in questo caso sì, dei sistemi industriali, sistema estrattivo europeo, eccetera, eccetera, ma non portano ovviamente a compiere il passo definitivo verso la creazione di un sistema e di un'organizzazione federale vera e propria anche a livello politico. L'Europa si unifica da un certo punto di vista, da un punto di vista sociale, dicevo, da un punto di vista economico, non da un punto di vista politico, e le popolazioni europee, non rendendosene conto, vivono in quegli anni proprio i prodromi di quello che sarà poi il boom economico, di quegli sviluppi economici così poi ampiamente celebrati dalla ricerca storica, ma se vogliamo anche nella vulgata, insomma, nazionale ed europea. Nasce il welfare state, nascono quei sistemi che erano appunto tipici, che sono stati tipici del mondo europeo. Le comunità non sono altro che la replica, la comunità, la ceca, la cede, poi la CE successivamente, non sono altro che una sorta di replica confederale e continentale
di quelle politiche di piano che erano state, a mio avviso, che erano state pensate e che erano, si erano molto diffuse in Europa, sul continente, immediatamente dopo la fine della guerra, insomma comunque a partire dal 47-48, quando i governi riescono ad avere un minimo di agio, di autonomia nelle loro scelte, nelle loro decisioni. Tutti i politici europei, se voi andate a vedere dal più, diciamo, laburista al più conservatore, vivono, percepiscono, diciamo, con grande felicità e con grande soddisfazione questo sentimento di affezione di fedeltà al concetto di politica di piano. In un modo o nell'altro, tutti, poi lo possono chiamare in modo diverso. Politica di piano sa molto di piano quinquennale staliniano, onestamente, però il concetto è quello. La pianificazione, usiamo questo termine quindi più correttamente, c'è la pianificazione, c'è l'idea di favorire, di spostare, l'OECE, cioè il piano Marshall favoriva la pianificazione, richiedeva una precisa identificazione dei settori nei quali si dovevano, si doveva investire, nei quali si doveva agire. Con gli anni 50, la lettura, vabbè, questo forse non so, i nonni magari, provate a chiedere, vabbè, insomma, comunque persone molto anziane che possono aver vissuto il periodo precedente, gli anni 30 e gli anni 50, non vedono, se sono stati soprattutto, anche nelle città, non c'è una grande differenza. L'europeo degli anni 50 vive come l'europeo degli anni 20 o degli anni 10, aveva a montare 100 del suo stipendio, l'80% lo utilizzava per mangiare, per vestirsi e le spese del voluttuari, diciamo così, si limitavano a un po' di tabacco, andare al cinema ogni tanto, o andare alla balera, ballare, insomma, la domenica quando c'era una festa comandata. Le spese per il riscaldamento erano quelle che erano. Il sistema di riscaldamento si andava a carbone, non è che c'erano queste cose, capite? Quindi l'Europa di quel tempo era un'Europa che negli anni 50 era molto simile a quella che si era venuta a creare, cioè molto simile a quella che c'era precedentemente negli anni 20 e negli anni 30, o quella di 60 anni prima. E grazie appunto alle trasformazioni che vi ho detto, alle politiche che vi ho detto, alle iniziative a cui ho fatto cenno, che cominciano a esserci delle trasformazioni, dicevo, che poi si verificano e che danno effetti, perdonatemi, soltanto con la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Si crea il sistema socialdemocratico. E si crea il sistema socialdemocratico nell'Europa occidentale e per certi versi anche nell'Europa orientale, perché questo è, secondo me, lo sforzo che noi dobbiamo porci, andando al di là delle cose che io stesso vi ho raccontato precedentemente. Cioè, al di là di quella che è la vulgata della costruzione dell'Europa attraverso i sistemi che vi dicevo, attraverso il piano Marshall, attraverso le comunità, eccetera, eccetera. Ovvero sia che bisognerebbe riuscire a capire quanto di simile, quanto di diverso tra est e ovest le due parti hanno vissuto, quanti elementi simili vi siano stati, quali esperienze simili vi siano state e quali esperienze invece siano state differenti. E allora io mi chiedo, in fondo, l'Europa dell'Ovest si ricostruisce secondo un progetto, diciamo così, confederale, le comunità, qui arrivo, qui la sparo grossa, lo so che qualcuno dirà, beh, insomma, però si crea un sistema di questo genere, no? Gli Stati Uniti favoriscono la nascita delle comunità, gli europei sviluppano il proprio sistema comunitario, mettono assieme certi elementi, certe loro capacità, certe conoscenze e così via, e all'Est cosa succede? All'est comunque l'Unione Sovietica, seppure costringendo i propri soci a questo, costringe i paesi dell'Europa orientale a coordinare i loro sforzi perlomeno rispetto al centro sovietico. Uniformano un sistema, una società, danno un indirizzo, creano appunto una pianificazione. Negli anni 50, in Europa occidentale come nell'Europa orientale, si viene a creare il cosiddetto welfare state. Non che non ce ne fossero stati prima, c'erano anche prima le pensioni e certe cose, però molti dei servizi venivano pagati.
dal cittadino. Con il post 45 le due parti dell'Europa sviluppano questo, questi sistemi, no, socialdemocratici. Perché quando è chiaro che dopo gli anni 50, soprattutto gli anni 60, nell'Europa orientale molti incominciano a storcere il naso rispetto al comunismo, ai regimi. Però inizialmente, almeno in alcuni stati, penso la Cecoslovacchia, o meno i polacchi, perché in realtà odiavano i russi, non perché ci fossero i comunisti, non piacevano, non avevano molto amore e affezione verso i russi, ma comunque in gran parte di questi stati dell'Europa orientale, se voi andate a vedere, nei primissimi tempi, l'arrivo dei sovietici e del sistema, diciamo, comunista, non è che fosse poi così sgradito, eh? Io non sono poi tanto convinto, almeno questa è la mia opinione, per quello che ho potuto leggere. Perché? Perché in fondo le società precedenti erano molto conservatrici. La gente non stava bene prima. Togliamoci dalla testa queste cose. Secondo me, per quello che ho potuto studiare, per quello che ho potuto vedere, i sovietici garantiscono l'accesso alla scuola per tutti. Garantiscono un minimo, così comunisti, insomma, un minimo, dicevano, poi dopo, però dicevano un minimo di welfare, di sanità per tutti, la casa per tutti, tutte cose che non erano consentite precedentemente. Allora vedete che tutto sommato le due parti dell'Europa così divise vivono dei momenti simili, cioè un percorso di trasformazione. L'Europa del post 45 non è uguale, diciamo, degli anni 50-60, ovviamente si è molto trasformata anche all'est rispetto all'Europa degli anni 30, in alcuni casi in peggio, ma per certi aspetti in meglio. E questa cosa le popolazioni le riconoscevano, la gente del tempo lo riconosceva. Nonostante le controversie, le difficili condizioni economiche, nonostante la lotta per il controllo del potere e le controindicazioni che ne derivavano, le due parti dell'Europa hanno subito delle trasformazioni in modi differenti, ma che hanno portato effettivamente il paese, le due parti del continente, a trasformarsi. D'accordo? Altro aspetto, se posso dire, molto importante di questi anni, che secondo me poi deve essere ricordato, perché poi ha avuto un aspetto molto, vi do degli elementi, poi dopo su questi possiamo pensare, sono apparentemente fra loro diversi, ma che riguardano l'unificazione, l'Unione Europea, diciamo, le comunità europee, il processo di trasformazione, insomma, del continente europeo. Un altro aspetto importante di questi anni, che è stato vissuto dall'Europa in modo controverso, e forse anche perché è stato poi dimenticato, quindi è anche un punto controverso proprio per questo, si è preferito dimenticarlo, sono gli anni nei quali l'Europa, con la decolonizzazione, dimentica e perde le proprie colonie. La fine del colonialismo ha avuto poi degli effetti drammatici su alcune società europee, più di quanto non si creda. Dal punto di vista sociale, democratico e così via, siamo tutti quanti contenti e soddisfatti di questo che sia, di quanto avvenuto. Ma la fine del colonialismo fu il ritorno in patria di tanti cittadini bianchi che non volevano più stare lì, perché non erano disposti a vivere nelle civiltà, negli stati, nei nuovi stati africani. Guerra d'Algeria, guerra, vicende kenyoste in Kenya, l'indipendenza del Kenya, Malesia, Vietnam e così via, non sono state soltanto guerre, sono state anche momenti di ritorno sul continente europeo. La conseguenza è stata che, da un certo punto di vista, questi fatti favorirono la necessità, il bisogno di ripensare i rapporti, cioè ripensare l'Europa e i paesi europei rispetto all'Europa. È il momento in cui l'Europa, da soggetto attento all'esterno, incomincia a pensare soprattutto a se stesso. Guarda al proprio interno, alle necessità di rimodulare i rapporti all'interno del continente. E da qui, non a caso, 57 Comunità Economica Europea, non a caso rilancio del sistema, del progetto confederale, però sempre del progetto confederale. Vabbè. Quando a un certo punto, riprendendo un po' il filo del discorso sul colonialismo, possiamo lasciarlo lì un attimo perché chiederebbe una serie di riflessioni di altro genere, ma ritornando ad analizzare sempre per noci, per brevi medaglioni lasciati un po' sul terreno, poi vediamo di capire se qualcuno vuole approfondire o meno. Con i cambiamenti che si verificarono negli anni 50, con i cambiamenti che si verificarono negli anni 50, con quella trasformazione in nuce,
già negli anni 50, formazione del sistema economico e sociale del continente. Questi fatti portarono, queste vicende, portarono poi negli anni 60 a una trasformazione ulteriore ancora più significativa del continente europeo, che va al di là della capacità delle comunità di rafforzarsi. A me, a un certo punto, quando si parla di Europa, di unificazione europea o di rapporti all'interno del continente, io mi appassiono meno dei processi e delle vicende legate alla crisi della sedia vuota, l'unificazione, diciamo, dei passi della PAC, della politica agricola comune. Trovo più entusiasmante, più interessante, più ricco di suggestioni il fatto che quelle vicende comunitarie si inserirono all'interno di un processo di trasformazione del continente europeo che vide il continente europeo per la prima volta, i cittadini del continente europeo per la prima volta, a vivere esperienze simili, se non addirittura comuni, senza rendersene magari conto. Faccio un esempio molto, molto banale, se volete. Ma cosa è stato? Forse perché facevano la pubblicità della radio sulla radio, sulla Rai, Radio Rai in sostanza. Non è proprio, se c'è un periodo, adesso mi pare che adesso dicono no, la radio, fanno vedere, fanno sentire dei pezzi, no, di vecchie registrazioni per dire che la Rai ha rappresentato il paese in sostanza. Bene. Hanno fatto sentire, mi ricordo di aver sentito, insomma, relativamente di recente, questo spezzone sul 1965 alla stazione centrale di Milano, perché c'era di mezzo Milano, mi aveva colpito questa cosa, arrivano i Beatles. Ah, arrivano i Beatles. E non è un fenomeno europeo questo? Ed è un fenomeno europeo veicolato dalle trasformazioni che c'erano state. Saranno state le comunità? Va bene. Sarà stata la cooperazione fra gli stati? Probabile. Sarà stato il fatto che cominciavano a circolare i beni e le merci con maggiore rapidità? Sicuramente. Se negli anni 50 poteva andare bene ancora Natalino 8, oppure se preferite le commedie di Ratigan, e nessuno se le filava inglesi perché magari non erano molto al gusto europeo, con gli anni 60 cominciano a diventare sempre più frequenti queste forme di relazioni transnazionali, diciamo confinarie, diciamo così, no, a livello europeo. Nasce un sistema europeo, nasce una cultura europea, nasce, attenzione, si trasforma e si radica una cultura europea popolare, perché in realtà Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, eccetera, eccetera, sono Europa, tutto quanto. Però nasce questo un attimo carino. C'è proprio questa trasformazione, in tutta Europa, per esempio, nasce la categoria, si radica la categoria del teenager. Guardate che prima degli anni 60 non esisteva il teenager. O eri bambino e andavi con i calzoncini corti, poi quando diventavi ometto ti mettevano la giacchetta con la cravattina e ti vestivi da uomo. Quanto ti sarà capitato di leggere nei magari romanzi, no, del ragazzino che sta dentro nel vestito che gli balla dentro, però si veste da maschio. Negli anni 60-60 nasce il teenage ed è un fenomeno europeo. Scusi, voleva? Un altro fenomeno che sicuramente aiuta a creare una pseudo Europa Unita è il turismo. Assolutamente. Le coste tipo della Spagna, assolutamente. Dell'Italia. Bravissimo, assolutamente. Nascono queste ci sono queste esperienze. Vedi che a questo punto siamo già arrivati a un problema, a una problematicizzazione dell'Europa che ci porta ben al di là delle comunità e che ci porta inevitabilmente, io ho iniziato, diciamo, in modo molto tradizionale perché mi sembrava il caso di ricordare, giusto anche perché questo era comunque la nascita delle comunità europee dal 45 agli anni 80, quindi mi sembrava anche giusto ricordare, non è che non le conosciamo queste storie. È molto più importante questo aspetto, sono questi gli aspetti. Grazie alla nascita di queste comunità, grazie alle trasformazioni sociali, grazie anche alla diffusione della televisione, del telefono, delle varie forme di comunicazione, eccetera, eccetera, si trasformano
le società europee. E questo tipo di reazione, diciamo, di trasformazione, è comune a tutta l'Europa occidentale, ma attenzione, anche all'Europa orientale. Adesso io qui, vabbè, i nostri strumenti tecnologici di oggi ce lo impediscono. Se fossimo stati, avrei fatto magari vedere due o tre file, si possono trovare tranquillamente su YouTube. Le pubblicità delle macchine, diciamo, delle macchine fotografiche, della Carl Zeiss, piuttosto che... C'è la pubblicità nell'Europa dell'Est, non è che non ci sia, nelle televisioni dell'Europa dell'Est, esiste, come se c'è. E questo tipo di trasformazione, di creazione, diciamo, di una società, certo, meno consumista, perché potevano ciullare meno nel manico in quelle cose lì, da quelle parti, insomma, potevano trarre meno vantaggi, insomma, dal loro sistema sociale, però c'è, come dicevo, anche appunto, nascono i nuovi modi di vita, che anche in questo caso sono sicuramente diffusi in Europa occidentale. Io non lo so, nell'Europa orientale, questo onestamente vi invito, magari approfondite, i supermercati o comunque questi luoghi dove poter comprare, c'erano problemi, luoghi dove poter comprare fuori dal tradizionale sistema, no, del negozio sotto casa. Queste sono trasformazioni molto importanti. E ripeto, qualche cosa di questo genere, cioè, arrivo addirittura a esagerare, guardate, ve la sparo grossa se volete, ma è la verità, ci fu anche un, secondo me la verità, ci furono anche dei fenomeni di contestazione giovanile da una parte e dall'altra, e Praga, esatto, ma non solo, cioè, ci sono delle esperienze, proprio anche da un punto di vista culturale, se voi vedete le polemiche dei giovani, anche in Romania nel 65-66, sono i giovani, gli universitari all'avanguardia a chiedere il cambiamento, si sarebbe detto allora, del sistema, no? Bisogna cambiare il sistema. Nell'Europa orientale queste esperienze ci sono state. Economisti cecoslovacchi che chiedevano negli anni 60, appunto quelli che poi vanno ad appoggiare, sperano in Dubček, Otta Silk e altri, che chiedevano la trasformazione del sistema, stando dentro il sistema ovviamente, non chiedevano la società occidentale, non si poteva, in quel caso il sistema era, si è visto poi, anelastico, loro speravano di avere quel minimo di elasticità volta a cambiare le relazioni e il sistema economico, no, l'economia dei propri paesi, dell'Europa orientale, restando all'interno del quadro garantito e forzato, rappresentato dagli stati nei quali, dei governi nei quali operavano, ma è una contestazione, così come in Occidente i giovani del 66, 67, 68 rileggevano il vecchio Marx, quello degli scritti pre-capitale, cercando di trovare in quello il vero Marx che poteva permettere loro di fare un passo avanti contestativo, diciamo, di contestazione della sinistra dell'Europa occidentale. Chiaro, non è che posso dire che le due cose siano completamente combacianti. È chiaro che era più facile che ci fosse una similitudine molto, quasi un'identità tra il contestatore francese e quello italiano. Poi non è vero, perché poi c'erano il 68 europeo, il francese è stato diverso da quello italiano, per carità di Dio, però... Ma, torno a dire, sono esperienze vissute contestualmente, diciamo, ci sono delle vicende che possono essere in qualche modo paragonate. Il riformismo degli economisti dell'Europa orientale, secondo me, è comunque, o le proteste dei giovani universitari polacchi, sono il mutatis mutandis quello che avviene nell'Europa occidentale in quegli anni. Ci sono tante cose, ma se proprio dobbiamo al limite cercare di trovare un difetto, secondo il mio punto di vista, è che poi di fatto nella società europea in quegli anni, negli anni 60, della comunità economica europea, in fondo la società o le società europee andavano più veloci, ed erano più veloci nei cambiamenti di quanto non fossero capaci di cambiare i sistemi economici dell'Europa stessa, dell'Europa occidentale, ovviamente anche dell'Europa orientale. E questo indubbiamente ha fatto poi danno, nel senso che l'incapacità di gestire questi cambiamenti, di porsi a sfruttare quelle rinnovate spinte, quella
vivacità nella società, diffusa nella nelle società o nella società europea da parte dei vertici, favorì indubbiamente quello che è stato poi il restare indietro da parte del sistema europeo, sistema economico ma anche politico europeo. Noi siamo, l'Unione Europea oggi è anni luce dietro quello che dovrebbe essere un'organizzazione up to date rispetto, quindi capace di rispondere alle esigenze dei cambiamenti internazionali e anche ai cambiamenti della società al giorno d'oggi. Su questo non ci sono dubbi. Questo è proprio, siamo di 3 generazioni prima, insomma, è come cercare di far dialogare un computer della Apple con il vecchio Olivetti degli anni 60, non pagliano, cozzano, non funzionano in sostanza. Un altro passaggio, qui vabbè, vi do, ripeto, dei medaglioni, poi cerchiamo di mettere assieme eventualmente se ci sono dei dubbi. Questa situazione, questo modo di intendere, cioè il fatto che le società cambiassero, ma la società civile cambiasse, ma le organizzazioni comunitarie fossero lente nel recepire questi cambiamenti, a mio avviso è dimostrato pienamente dal fatto che a un certo punto negli anni 70 le comunità vissero quella che è stata definita una sorta, proprio gli anni 70 sono considerati la stagione della stenosi europea, cioè nel senso perdono di vivacità, vivono queste esperienze, i cambiamenti della società, le difficoltà della società, le sfide della società, no? la crisi petrolifera, i nuovi rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sanciti dagli accordi SALT. Ecco, le comunità non riescono, la CE in sostanza, non riesce a rispondere, ad andare avanti nel porsi effettivamente come soggetto non soltanto economico ma anche politico, ormai il destino era già stato segnato con i primi anni 60. In compenso però la CE, questo appunto la dimostrazione della debolezza delle istituzioni europee, diventa sempre più uno strumento utilizzato dai paesi che vi partecipavano, introducendo uno strumento passivo, se vogliamo, cioè introducendo un'ulteriore stortura, diciamo, un altro passo verso l'abisso di quello che invece non avrebbe dovuto essere. Mi spiego. Con gli anni 70 si pone il problema per i paesi europei di aprire le porte, i sei della comunità, di aprire le porte della comunità dei sei agli altri stati, quelli che erano attorno, stati periferici, la Gran Bretagna, il Regno Unito in primo luogo. E viene accettato questo concetto per cui si fanno partecipare i paesi europei perché in fondo servono a bilanciare i rapporti all'interno della comunità, non voglio dire intendendo tale partecipazione come un passo in avanti verso un ampliamento delle prospettive, verso l'apertura verso il mondo esterno, ma semplicemente per poter meglio bilanciare i rapporti interni. La Gran Bretagna per i francesi era utile perché sono. Allora, il Regno Unito resta fuori nel 57, chiede di fatto 3 volte più o meno, insomma 2 volte e mezza, di entrare all'interno della comunità. Nel 63 viene stoppato da De Gaulle, nel 67 circa mezzo, perché era un tentativo di capire se si poteva riaprire il negoziato, viene stoppato ancora da De Gaulle, finalmente c'entra nel 72-73. E entra perché a un certo punto non c'era più De Gaulle a quel punto. Pompidou, i francesi dicono allora la Germania adesso si è messa a fare la sua politik, no? Cioè si apre all'Europa orientale, allora cosa facciamo? Abbiamo bisogno di qualcuno che bilanci le capacità tedesche che sono grossi, si sono rimessi a fare la loro politica autonoma, allora cosa facciamo? Imbarchiamo gli inglesi, in questo modo ribilanciamo i rapporti all'interno della comunità. Capite che affrontare, secondo me, questo tipo di impostazione, quanto di più vecchio ci potesse essere. Come diceva lei e come dicevamo prima, gli europei andavano in vacanza in Europa, si frequentavano e cominciavano e cominciano a esserci sempre più i matrimoni misti, diciamo così, no? L'italiano che sposa la tedesca, il francese che si sposa con l'olandese e così via, cioè cominciano a vivere
italiano che sposa la belga, io conosco una mia conoscente che appunto ha questo genere, è nata da questo tipo di relazione. Cioè, è qualcosa di vecchissimo l'idea di intendere la presenza di un paese europeo all'interno della comunità come mezzo per bilanciare i rapporti, capito? Ma proprio perché è vecchio, perché dimentica quello che è il sistema sociale che si è venuto a creare. Io quando sento parlare, scusate, adesso questa è una cosa molto contemporanea, di creare lo staterello e la cosa, così con gente, io ho davanti gente probabilmente andata in Erasmus o che ha rapporti di lavoro, avrà rapporti di lavoro, il resto dell'Europa mi cadono le braccia, insomma, ma che cavolo è? Ma che roba vecchia è? In quel senso le comunità furono usate in questo modo, peggio ancora, o meglio se volete, ma comunque sempre secondo questo tipo di mentalità, negli anni 70 allora diventano, cadono il regime dei colonnelli in Grecia, finisce il franchismo, c'è la in Spagna, c'è la rivoluzione dei garofani in Portogallo. L'impostazione è questa, l'idea è questa, usiamo la comunità economica europea per stabilizzare questi paesi, no? Li facciamo entrare, entrano anche loro nella comunità, gli diamo soldi, perché così rafforziamo in tutti e tre i paesi la democrazia. Francesi, i greci sono usciti a causa della guerra con la Turchia, no? Nel 74, gli spagnoli e i portoghesi hanno bisogno, vedete che però è un uso strumentale di una struttura che è confederata, peraltro, nel senso che devolve, neanche tanto confederata, non era neanche più di tanto allora, ma comunque che devolveva delle proprie prerogative economiche a un organismo, la Commissione, che peraltro non aveva nemmeno grandi poteri, no? Questa è una visione assolutamente, secondo me, vecchia e che non era al passo con le trasformazioni sociali del tempo. Che carità degnissima da un certo punto di vista, perché effettivamente, garantendo nel 70, bisognerebbe capire, allora la Spagna entra nella comunità economica europea nell'86, okay. Il colpo di stato di Tejero, tentativo di colpo di stato in Spagna, qualcosa abbastanza buffonesca, insomma cialtronesca di Tejero, è dell'81. Io vorrei capire poi però quanto di europeo ci sia di comunità economica europea ci sia stata la capacità della società spagnola di resistere a quell'evento. Secondo me è stato un merito della società spagnola tout court, cioè la volontà di restare democratica, di avere una società democratica, delle istituzioni democratiche era totale, c'erano anni luce, sì, si diceva facciamo partecipare gli spagnoli alla comunità, li facciamo entrare, ma insomma ce ne voleva ancora prima che il tutto venisse sancito, no? Capite? Però l'idea di utilizzare le comunità in questo modo dimenticava e ha lasciato di lato tutte quelle che erano le reali prospettive di una efficace di quel dialogo efficace che avrebbe dovuto e potuto essere creato fra le popolazioni europee, imponendo al sistema europeo una visione che apparteneva all'epoca super non diciamo dell'epoca dell'imperialismo del post del tardo 800, ma perlomeno proprio del post 1945. Quindi è una visione molto antica. Sono passati 30 anni e il mondo va avanti, a più di una generazione. Qui ci sarebbe poi, però mi fermo forse perché magari c'è bisogno di fare qualche domanda, perché ormai siamo un'ora abbondante di cose. Faccio solo un'osservazione. Forse quegli anni 70, effettivamente, ma siamo in un periodo molto stretto, sono 15 anni a mio avviso, che tra Europa orientale e Europa occidentale si crea effettivamente un minimo di fatto, nel senso che l'Europa occidentale corre, l'Europa orientale si ferma sicuramente, tutti gli indicatori economici lo dimostrano chiaramente, che è proprio il periodo nel quale l'economia negli anni 70, primi anni, tutti gli anni 80, l'economia dell'Europa orientale di fatto crollano, cioè insomma le varie politiche di piano, la creazione di piani quinquennali, la creazione dell'industria pesante, così via, nell'Europa orientale ha creato disastri e quindi il sistema progressivamente comincia a collassare. E forse sono in questo periodo che onestamente c'è una frattura, c'è un allontanamento delle due valve del continente. Però devo anche dire una cosa, che a mio avviso negli anni 70 sarebbe stato possibile, se ci fosse stata la volontà, perlomeno di mantenere in vita il ricordo di un sistema europeo continentale unito e di esperienze comuni.
Io ho provato a guardare nelle riviste più importanti, penso Foreign Affairs, cioè quelle riviste comunque che fanno, ho fatto proprio ricerche, che fanno ancora oggi, insomma, parlano di politica e sul tamburo, no? Affrontando le questioni anche in modo polemico, le vicende, insomma, in corso, diciamo così. E queste due dimensioni secondo me esistono. La storiografia, a mio avviso, le ha date queste informazioni. Questi due mondi che sono divisi da un punto, da una cortina di ferro, ma non sono poi così divisi totalmente nelle loro esperienze al fondo, ve l'ho detto, no? Cioè, contestazioni da una parte e dall'altra, la nascita da entrambe le parti in tutti e due i blocchi, la nascita di un welfare state in entrambi i blocchi, il miglioramento e la modernizzazione delle società, volendo, da entrambe le parti, eccetera. Queste cose non vengono percepite. Non vengono percepite. Cioè, viene enfatizzata la frattura, non gli elementi unitari. E oggettivamente questo è un aspetto tipico, cioè vero, insomma, di questi anni, e forse qui può darsi nell'immaginario anche dei dirigenti di oggi, dei paesi dell'Europa orientale, questo aspetto sia rimasto. Insomma, guarda, a 60 anni, 50-60 anni, si offrono delle risposte ai problemi con la testa di quando ci sei formato attorno ai 20-25, in sostanza, è inutile, non c'è niente da fare, più o meno questo è lo standard, non è che c'è molto da fare. Noi siamo nati nel periodo in cui esistevano ancora i due blocchi, ogni tanto, insomma, capitano di dire, però, insomma, come erano i tempi, sono cose così, in sostanza. Quindi può succedere, no, queste cose. Io, ripeto, ho visto Foreign Affairs, quello che veniva enfatizzato in quegli anni era proprio l'appartenenza dell'Europa occidentale al mondo atlantico. E negli anni 70, seconda parte degli anni 70, questo è molto evidente. Tutta la tradizione europea orientale viene dimenticata, viene proprio ignorata. E la comunità, onestamente, da questo punto di vista, per quello che ne so io, non è. Le comunità, insomma, non furono soggetti attivi nel mantenere veramente rapporti forti fra le due parti dell'Europa. Cioè, a quel punto le comunità sono, come che si dice, la comunità, gli inglesi dicono inward looking, cioè guarda all'interno di sé, non guarda troppo all'esterno. E se guarda all'esterno, guarda ai paesi africani, con gli accordi. Il rapporto con l'Europa orientale è lasciata più all'auspolitica, alle iniziative dei singoli paesi, per quello che ne so io. E comunque ho visto più enfatizzato questo passaggio. E questo quindi non sorprende come a un certo punto, quando negli anni 80 le cose cominciarono a cambiare e il blocco orientale, diciamo, cominciò progressivamente a decadere, risposte efficaci dall'una e dall'altra parte per riconsiderare i rapporti continentali all'interno di una visione unitaria non ci furono. Cioè, onestamente, se negli anni 60, questo voglio dire, a fronte della necessità di cambiamenti che ponessero politicamente e idealmente, diciamo, le due parti d'Europa, ponessero, insomma, le società, diciamo, al passo, il mondo politico al passo con i cambiamenti delle società, se la risposta delle due parti d'Europa era stata tutto sommato simile, nel senso che entrambe le parti d'Europa avevano richiamato la tradizione comunista, socialista in realtà, o certi aspetti della propria tradizione socialista a quelle si erano appoggiati, con gli anni 70 e con gli anni 80 soprattutto le risposte sono totalmente diverse. In Europa orientale non c'è, nel senso che i soggetti crollano. Nell'Europa occidentale le comunità sono mute, nel senso che si permettono, fra virgolette, di svolgere l'attività di gestione del sistema economico, in buona parte, ma effettivamente l'elemento reattivo è il mondo liberale. La rivoluzione degli anni 80 thatcheriana è quella che poi lascia un segno effettivamente molto significativo. Salvo però un aspetto importante, va ricordato, per cui poi mi fermo, è che effettivamente degli anni 80 l'atto unico è il delorismo, cioè la politica di Delors volta a scrostare le comunità di tutti quegli elementi, di quelle incrostazioni che avevano reso difficile la creazione di un sistema economico unificato, mercato unico veramente integrato, però siamo sempre sul lato economico, prettamente economico. Manca l'aspetto puramente politico, nonostante gli sforzi, le varie commissioni, i tentativi di creare, poi con Maastricht, da Maastricht in avanti, con gli accordi, con i vari accordi, Maastricht, Amsterdam e così via,
effettivamente l'aspetto prettamente politico si perde. E viene enfatizzato, al contrario, proprio quello che vi dicevo, che ho sottolineato precedentemente, cioè il fatto che in fondo l'Europa poteva rappresentare una risorsa economica per i paesi a cui che accedevano a essa, una risorsa a cui appellarsi per poter rimettere in piedi le proprie economie, eventualmente con i sostegni appunto della Commissione, ma anche però un soggetto purtroppo non capace di una propria autonomia politica reale, perché non capace di privarsi, no, di quelle, cioè di depotenziare veramente progressivamente gli stati nazionali di quelle prerogative che invece sono, restano comunque centrali, cioè di fare politica estera. C'è un processo, oggi siamo all'Unione Europea, molte delle prerogative europee si sono, diciamo, nazionali, sono state devolute all'Europa, però non abbiamo ancora un governo europeo vero e proprio, e chissà quando mai lo avremo, se mai lo avremo. Capito? E questo è il portato delle insufficienze degli anni precedenti, dei decenni precedenti, quando si è privilegiato un certo tipo di impostazione economica, economica, quindi una politica economica e non una politica politica, in sostanza. Sono alcune notazioni che io vi ho posto lì, vediamo se ma più che altro secondo me potranno avere, se ci rifletterete sugli appunti, se sono riuscito a essere sufficientemente chiaro, potrebbero forse avere effetto tra qualche tempo, se ci ripensate, se le rivalutate, rivedete le cose giuste o sbagliate che posso anche vedere, spero che siano state comunque motivo di stimolo in qualche modo. Se ci sono domande, no, perché se avete però delle domande, molto ti ringrazio, però ho apprezzato il gesto, ma meglio. Se ci sono delle domande, molto volentieri, anche delle contestazioni, io vi prego, mi piace. Però è un'osservazione che fa, un'idea che mi sono fatto. Lei parla della Gran Bretagna come era possibile, quando ha parlato dell'uscita, quando vince Clement Attlee delle elezioni, inizio l'altra della Gran Bretagna che un po' si stacca dal progetto europeo. Ma io, secondo me, l'idea che mi sono fatto, durante il mio corso di studi di storia. Scusi, lei, le posso chiedere, lei è già una triennale, fa un... Sto finendo la specialista. Allora possiamo quasi darci del tu, siamo storici entrambi, non è lo storico, scusa, non ho capito. Dai, su. Okay. Secondo me l'idea che mi sono fatto leggendo vari libri, sì? È che fin da quando Churchill fece il famoso discorso di Fulton, sostenendo che metà l'Europa era divisa una cortina di ferro, lui avesse già messo le mani avanti, perché stati di studi di storia hanno dimostrato che Stalin inizialmente aveva alcuna intenzione di dividere l'Europa in due parti. Anzi, inizialmente fece domande, quindi molto, di avere degli aiuti economici, mentre in Inghilterra sono già con la legge affitti e prestiti, e dopo aver ceduto le sue barche, le Bermude e Gravi agli americani, aveva già comunque deciso di essere un vassallo dell'Est. Quindi secondo me l'idea che mi sono fatto è che la Gran Bretagna, se fosse mai, avesse mai partecipato alla nascita della CECA, sarebbe stata l'agente privilegiato di Washington, secondo me. Infatti hanno sempre preferito una specie di relationship Londra con New York rispetto magari a rapporti con la Francia. Lo stesso De Gaulle, Churchill non lo poteva vedere, cioè non è vero, lo teneva Londra, ma considerava comunque francese il paese della nazione sconfitta, ecco. Quindi secondo me, ecco, questa è l'idea che mi sono fatto. La Gran Bretagna ha sempre considerato l'America la sua principale alleata, e già il fatto del discorso di Churchill dimostrò che metteva già le mani avanti in un possibile conflitto, mentre il suo 25 l'ho dimostrato negli studi, non aveva alcuna intenzione di dividere l'Europa in due. Poi c'è stata una serie di situazioni che sono avvenute, il blocco di Berlino, il colpo di Stato a Praga, che hanno in qualche maniera fatto nascere la guerra fredda, ma secondo me inizialmente non c'era un vero, anzi la stessa Germania, c'è uno studio che inizialmente il piano originale, lo sa meglio di me, la Germania era dividere in 3-4 stati, distruggere totalmente l'impianto industriale e ridurre a 4 stati agricoli. Il piano Morgenthau. Esattamente, e tra l'altro celebre contestato storico, io venga scritto lo su Morgenthau, sì, ha scritto una cosa, no, ma... E quindi cioè, quel piano lì che durò qualche mese aveva l'obiettivo di proprio eliminare la Germania dalla faccia della terra, la stessa CECA, secondo me, nient'altro che l'occupazione francese della Ruhr del 23, quando i francesi occupavano insieme ai belgi
la voce, cioè l'obiettivo è sempre quello, controllare la parte sì, di sì, 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 sì. No, ma guardi, c'è molto del vero in quello, anzi la ringrazio perché ha sottolineato quelli passaggi. Mi sbaglierò, però l'idea che mi sono fatto. Io le credo, io le dico una cosa, secondo me in storia, no, ma per carità, ma lo dico a beneficio, insomma, di questo credo di essere abbastanza, si possa definire un democratico, storico democratico, nel senso che, fatto salvo che uno o falsifica i documenti, nel senso vede un documento e dice una cosa invece è il contrario di quello, oppure non so, sbaglia le date, sbaglia. Poi per il resto sull'interpretazione ci potremmo confrontare, ma mai scontrare, potremmo scontrarci su, no, ma per dirle, quindi quello che lei sta dicendo, secondo me c'è molte cose che sono anche, come dire, condivisibili, perlomeno, per esempio, indubbiamente l'opinione pubblica britannica, ovvero alcuni dirigenti britannici, penso anche il vecchio Joseph Chamberlain, nel tempo precedente, insomma, così, a partire dalla seconda parte dell'Ottocento, perlomeno mettiamola così, nell'ultimo quarto dell'Ottocento in avanti, il Regno Unito abbandona definitivamente l'idea di poter contrastare o opporsi agli Stati Uniti, alle aspettative e le ambizioni egemoniche degli Stati Uniti nel mondo, o perlomeno nella parte, diciamo, nelle Americhe, mettiamola così. E quindi quando tu hai di fronte uno molto grosso, i casi sono due: o lo azzani alla gola se ne hai la capacità, oppure ti ci fai amico. Gli inglesi scelsero di farsi amici degli Stati Uniti. In linea di massima, ragioni del conflitto non si posero molto frequentemente fra i due stati. Ogni tanto il paese che era debitore, allora gli inglesi sarebbero tipo la Repubblica Dominicana, le vicende del Venezuela, insomma tutta una serie di fatti che vabbè. Però in linea di massima quindi ha ragione, cioè per molti inglesi il rapporto con gli Stati Uniti era un rapporto che non doveva essere conflittuale. Infatti nasce la special relationship poi successivamente. Ma la cosa fenomenale è che l'America ha tutto per diventare una potenza anti-britannica, era la più grande comunità di irlandesi, molti dei quali eredi del Sinn Féin, un certo. Sacco di tedeschi, la maggioranza degli americani è di origine tedesca, la German Band, l'Ohio, i Deutsche America, quindi la cosa eccezionale della storia è che l'America, che ormai era una nazione principalmente irlandese, tedesca e italiana, si fosse alleata con gli americani. Con gli inglesi, nessuno mette sottolinea questo aspetto, che è una cosa strana questa, cioè io me lo sono sempre... Sicuramente lei ha ragione, ma dico, però questo appunto, secondo me, questa è un'opinione appunto, io credo che tutto questo però non cambi molto l'elemento di fondo che io le dicevo, cioè secondo me la Gran Bretagna in realtà... appunto si è tirata fuori dal processo di unificazione, diciamo, federativo, confederativo, la collaborazione o le collaborazioni europee, però in questo modo ha privato l'Europa del suo apporto che a mio avviso invece avrebbe potuto essere molto, molto positivo, questa nell'interpretazione degli eventi. Su questo non ci sono, cioè che poi Churchill o altri fossero favorevoli, posso dire che però molti altri europei, molti altri inglesi non erano poi così negativi e contrari al continente europeo. Semmai, ecco, qui bisognerebbe riuscire a discutere, dovremmo approfondire quando la frattura fra Gran Bretagna e continente si fa veramente, si percepisce veramente fino in fondo e diventa, si fa sensibile, perché secondo il mio punto di vista avviene non tanto nell'Ottocento, nel Settecento, quanto piuttosto proprio negli anni tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, forse addirittura è proprio la Seconda Guerra Mondiale ad aver avuto da questo punto di vista un ruolo estremamente negativo, se si vuole, nel momento in cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna, unico Stato, non viene occupato dai nazisti e si erge a avversario. Però vabbè, questo è un... mentre fino ai primi del Novecento gli inglesi che andavano sul continente ci andavano sentendosi europei, ci sono proprio diari scritti di questo tipo, senza, mentre dopo incomincia a esserci un piccolo, vengono messe un po' le distanze tra la Gran Bretagna stessa e il continente. Però l'assenza inglese, al di là di tutto, ha privato il continente di quello che le dicevo, io l'ho detto, lo dico sempre, cioè secondo me
vogliamo parlare di imperi o comunque di stati che hanno una visione non solo regionale ma globale, è la periferia che ha una funzione fondamentale, perché è quella che è in contatto con l'altro, direttamente in contatto con l'altro. Nella storia degli imperi è questo, la periferia che crea problemi o è una risorsa, a seconda di come poi venga vista la questione. E gli inglesi, tirandosi fuori, privano l'Europa di coloro, diciamo, di una visione che è diversa e non, come dire, territoriale, cioè terrena e invece che dovrebbe essere acqua, diciamo, attenta agli oceani, capisce? E questo è stato un vulnus che continuiamo a portarci dietro, in sostanza. Continuiamo a portarci dietro, questo sicuramente. Questa forse era la sua osservazione, la domanda, più un'osservazione, no, penso di aver risposto. Quello che ho detto lo condivido pienamente, il fatto che io ho una visione mia parzialmente anti-inglese per motivi comunque, non che ce l'abbia con gli inglesi, che però io mi chiedo come avrebbe potuto l'Inghilterra dialogare con la Spagna franchista quando Franco fu il primo che voleva tutti i costi di civiltà, quindi ci sono una serie di fattori. Beh, se guarda i documenti vede che dialogavano. Posso garantire, nel senso che li ho visti, dialogavano abbastanza, no, non dialogavano. È complicato, insomma, vabbè, d'accordo. Qualche domanda, ripeto, su quelle cose che ho detto, torno a dire, non ho avuto la pretesa di fare, spero di essere riuscito a fare un discorso abbastanza, diciamo, con un inizio e una fine coerente, però il mio scopo principale era quello, però, al di là di tutto, di porre una serie di problemi sul tavolo, che poi possono essere approfonditi, appunto, discussi, rifiutati e quant'altro. Questa era la cosa importante, al di là di tutto, anche perché la cosa che io chiedo sempre, insomma, in questi anni, facendo i corsi di storia dell'integrazione europea, mi sono reso conto che sì, certo, è molto interessante vedere, no? Sono poi le domande classiche, come si sono evoluti i rapporti fra gli stati, qual è la visione gollista e così. Però in fondo è proprio questa dimensione continentale che secondo me manca, l'abbiamo persa in sostanza, abbiamo perso un po' questo concetto, almeno non è così evidente, cioè abbiamo perso la sensazione, la percezione dell'esistenza di esperienze molto simili nelle società europee dopo il 45, che se invece venissero recuperate faciliterebbero il dialogo, veramente il dialogo e il superamento di una serie di incomprensioni, aporie, diciamo aporie soprattutto, che esistono nel sistema europeo. Perché se poi stiamo invece a guardare come è nata la Comunità Economica Europea, il 57 e poi il piano Fouché, la commissione Fouché, il piano Fouché, la crisi della sedia vuota, la PAC e così via, perdiamo tutto quello che è una dimensione continentale che poi dopo ci riappare nel 1989 di punto in bianco e che ci cade tra capo e collo. Capite? Ecco, quindi il mio scopo era questo, andare un po' al di là della semplice analisi, insomma, di queste vicende per sottolineare altri aspetti. Il ruolo dello Stato all'interno della ricostruzione europea è, insomma, nel 45, 46, 47 è il ruolo dello Stato che ha all'interno dell'Unione Europea, che hanno gli Stati all'interno dell'Europea oggi, nel bene e nel male in sostanza. Quindi sono partito da quello. Vabbè, sono cose che volete sottolineare? Lucio, ti faccio la domanda io. Tu giustamente hai sottolineato la centralità del nodo anni 70 e soprattutto 80, poi con l'economia sovietica che frana, e poi crolla il sistema politico dell'Europa orientale, e uno a quel punto avrebbe potuto aspettarsi, si sarebbe potuto aspettare un'Europa che nella sua bipolarità Occidente e Oriente ricominciava a dialogare, a costruire un'identità comune. Invece questo non è successo, no? Non è successo perché con la fine dei due blocchi in realtà quello che assistiamo sembra essere una perdita totale o quasi di peso politico dell'Europa, almeno al confronto con i più grossi conflitti che si vanno a, in un certo senso, quasi a ridefinire bipolarmente, no? Questo perché è avvenuto secondo te?
Bella domanda, no, questo è sicuramente un aspetto. Guarda. Cioè, come se il ruolo dell'Europa si fosse riaffermato negativamente. Sì, no? Sì. Dunque, allora, qui la questione secondo me è complicatissima, nel senso che. E qui però si va a toccare questioni che onestamente sono, no, nel senso, sono molto vicine a noi, in primo luogo, poi richiedono secondo me anche delle conoscenze. Io ammetto di non conoscere, cioè, la politica delle banche e quant'altro, però faccio notare solo questo aspetto, lo mettiamo in questi termini, butto lì anche un'altra cosa che poi può essere forse utile approfondire. Chi erano, cioè, negli anni 70 e 80 i paesi dell'Europa orientale si indebitano fortemente. Parentesi quadra, sono gli anni in cui esplode il debito pubblico italiano, da lì in avanti si esplode il debito pubblico anche di quei paesi là, diciamo, si indebitano perché i paesi dell'Europa orientale cercano di mantenere, di far sì che i loro paesi, cioè le loro popoli, diciamo così, dispongano di un minimo di consumismo, cioè prendono a prestito soldi per importare prodotti finiti dall'estero, di fatto dall'Europa occidentale o dagli Stati Uniti, che loro non avevano, che non riuscivano a produrre, gli europei orientali non riuscivano a produrre. E si indebitano con chi? Con gli stati e con le banche occidentali. A un certo punto, nel post 89, mi piacerebbe sapere, ma questo appunto sono ricerche che dovranno essere fatte, chi determina certe politiche? Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le singole banche dei vari paesi, è chiaro che a quel punto la dimensione europea crolla. Cioè la partecipazione della dimensione europea, diciamo la possibilità, diciamo così, dell'organizzazione europea, a mio avviso, di agire in un certo modo, di prendere, viene fortemente ridotta. A questo punto che l'Europa appare... diventa effettivamente uno strumento agli occhi di chi cerca di entrare all'interno della comunità economica europea, appare uno strumento per superare queste difficoltà economiche, ma niente di più di questo, cioè non appare un ideale reale, un qualcosa di idealmente appetibile, perché effettivamente come posso dire, meritevole di essere raggiunto, perché finalmente appunto si tornava nella casa europea, si tornava a essere tutti quanti europei, si tornava a parlare un linguaggio europeo, si tornava ad avere a frequentare relazioni culturali. L'Europa, la comunità economica europea, l'Europa, l'immagine dell'Europa è l'immagine del bancomat, che serve per rimettere insieme i cocci di un paese o di paesi di economie disastrate. E anzi, peggio, spesso quelle organizzazioni, le stesse organizzazioni europee, sono quelle che appoggiano le politiche liberiste che sono servono, capisci? Allora a quel punto c'è questa scissione, se vogliamo, e l'Europa non funziona come un vero e proprio ideale. Però anche in questo caso, onestamente, gli stessi europei occidentali degli anni, come dicevo, degli anni 80, 70-80, con Grecia, Spagna, i paesi ispanici, insomma, iberici della penisola iberica, così avevano mostrato l'Europa, come un'organizzazione alla quale si poteva accedere per cercare di, i paesi potevano accedere per cercare di equilibrare i problemi che ne caratterizzavano. Quindi, sì, ma è bella come cosa, questa poi da approfondire, questa è una cosa molto importante. Ringrazio gli amici di Lapsus, tutti quanti, siete sempre molto carini e molto gentili, come anche troppo alle volte, forse no, grazie mille, tante, e soprattutto ringrazio voi per avermi ascoltato, per questi problemi che avete avuto, anche gli spostamenti, gli orari e quant'altro, e va bene, insomma, a disposizione magari per ricerca o altre cose in futuro, per approfondire se vorrete, fin tanto che resterò a Milano, non mi cade più.